Ciao a tutti, bentornati a un nuovo video di The Wolf Way. Oggi saremo qui per recensirvi un prodotto che a mio parere è molto molto utile, soprattutto per quanto riguarda escursioni di più giorni. Oggi vi parliamo di uno strumento che è, diciamo, ormai nelle case di tutti, nelle borse di tutti, che sono i power bank, perché ovunque giriamo stiamo sempre con attrezzatura elettronica, telefoni cellulari, in questo caso fotocamera, dispositivi action cam e chi ne ha più ne metta. Oggi infatti vi parliamo di questo power bank molto utile per quanto riguarda le escursioni, magari anche di più giorni. Power bank della Oxe è una marca che si trova facilmente su Amazon, infatti qua sotto vi lascio il link in descrizione. Personalmente l'ho utilizzato in un trekking di più giorni dove ho passato le Alpi e non avevo nessun tipo di dispositivo per ricaricare le varie attrezzature che avevamo. Lo possiamo trovare di due colori, rosso, l'altro è blu. Possiamo vedere che sul davanti ha un pannello solare il quale indica una luce verde, dove possiamo vedere appunto che il pannello solare riceve luce dal sole. Insieme viene dato con questo moschettone e un cavo. Il bottone di accensione, ovviamente premuto una volta, illuminerà i 4 LED di carica del dispositivo, dove ogni LED equivale a 25% di batteria. Tenendo premuto di nuovo abbiamo due volte un fantastico effetto torcia, che può essere anche SOS oppure torcia normale. 4 LED illuminanti che non sono per niente male. Si presenta appunto con questa custodia, diciamo, gommata, appunto per proteggerlo dagli urti. Possiamo anche dire che è impermeabile. Quindi se tirato e ricoperto di neve o nell'acqua, insomma, il funzionamento c'è sempre, come vedete. Si accende e si spegne tranquillamente. È dotato di due tipi di ingressi. C'ha un output qua di lato per ricaricare i dispositivi, che sarà un output da 1 ampere massimo, quindi per una carica più lenta, e sopra troviamo l'inserimento di input per ricaricare questo dispositivo e l'inserimento 2 output che ha una velocità di 2.4 mAh, quindi per ricaricare i dispositivi molto velocemente. Ho fatto dei test, in contemporanea si riesce tranquillamente a ricaricare il telefono e per esempio la fotocamera o l'iPad. Comunque sia, è una buonissima fattura, ce la possiamo vedere, resistente, si può agganciare tranquillamente allo zaino appunto per utilizzare questo pannello solare. Ora possiamo dire che il pannello solare non è come lo si intende, infatti ci sono dei commenti negativi per quando si compra questo prodotto, ma sono commenti negativi dati dall'ignoranza, perché magari non si conoscono le potenzialità di questo prodotto. Il pannello solare non è un pannello solare che vi permette di ricaricare questo dispositivo, che non ho detto ma è da 16.000, non si può ricaricare con il sole perché ci vorrebbe un'eternità, cioè, è impossibile. Però cosa serve questo pannello solare? Serve che se uno deve ricaricare direttamente il telefono e questo è scarico, allora potrà con la luce del sole attraverso il pannello ricaricare il telefono quel tanto che basta per magari mandare un SMS o una chiamata veloce per dire sto tornando, non sto morendo in mezzo alla neve. Il link in descrizione, vi lascio i due modelli e anche un altro che abbiamo preso, The Wolf Way, che andremo a testare, dove i pannelli solari sono molto più espandibili, si possono espandere così, ma questo sarà un altro video. E da The Wolf Way è tutto, ci vediamo una prossima recensione o un'uscita con noi in posti meravigliosi come questi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.